come cade un gigante o un presunto tale. Prima ad andar via sono i VIP, Pif, Volo, Fabio, e poi anche Lapo, quello che ha detto che altro che Macron, Renzi è un micron. E poi arrivano i bastimenti, i politici. È sicuramente un caso quello che è avvenuto oggi. Nello stesso giorno, due esponenti politici, non secondari, hanno annunciato che non si presenteranno alle prossime elezioni politiche. Forse ne potremo fare a meno, ma certamente per Renzi è un bel colpetto. Sono Giuliano Pisapia, di Campo Progressista, e Angelino Alfano, l'uomo senza quid, così lo definì Berlusconi, ma che per anni il quid l'ha trovato nei ministeri, prima di Letta e poi di Renzi. Pisapia ha detto che si tira fuori dalla competizione dopo settimane di tentennamenti, perché è ormai stabilito che non vedrà la luce la legge sullo ius soli, mentre in Parlamento si è preferito costruire una corsia preferenziale a quella sul fine vita. Alfano, invece, ha spiegato che dopo tante polemiche sul suo presunto poltronismo è venuto il momento di lasciare. Chissà se gli italiani li avrebbero votati. Però, insomma, questo è il giorno del gran rifiuto. A questo punto molti del campo progressista, un partito che non c'è se non nei titoli dei giornali, confluiranno con la nuova formazione Liberi e Uguali guidata da Pietro Grasso, mentre presumibilmente qualche centrista cercherà di accasarsi con il centrodestra, peraltro già lo stavano facendo. Un bene o un male? Ma decidete voi, certo che Pisapia e Alfano hanno qualcosa in comune di non proprio secondario, proprio la loro avvicinanza, il loro tentativo di portare acqua al mulino di Renzi, un mulino che oggi gira a scarto ridotto. Dopo i VIP arrivano i politici, un tempo era il contrario.